Cremona detiene il record di polveri sottili in Italia ed è seconda in Europa. L'aria di questa piccola città è più inquinata di quella di Milano, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, un territorio, quello cremonese, in cui sorge uno dei più grandi produttori italiani di acciaio, che si trova nella zona industriale a pochi chilometri dalla città, oltre che un inceneritore obsoleto, numerosi impianti a biogas e biomasse e un'autostrada. Una situazione, questa, già al centro di uno studio epidemiologico cominciato anni fa e non ancora ultimato, che è stata raccontata dall'Espresso del 24 ottobre del 2021 dal giornalista milanese Fabrizio Gatti. Quello che più mi ha colpito è il fatto che molta della polvere dispersa sul territorio, in particolare nei quartieri occidentali, reagisca alla calamita, cioè si attacchi alla calamita, quindi vuol dire che si tratta di polveri ferrose. Questo aspetto, che non c'è in altre città inquinate, richiede un'ulteriore attenzione sulla circolazione di queste polveri. Quello che i cittadini di Cremona devono chiedere alla regione è che non sia delegata l'indagine e il monitoraggio soprattutto a strutture esterne quali l'università. Esiste all'interno dell'azienda sanitaria territoriale una struttura che è in grado di monitorare in modo costante quello che accade nel territorio. L'ARPA dà il suo contributo ambientale, ma il monitoraggio sanitario è fondamentale. Il Movimento 5 Stelle da anni cerca di affiancare comitati e cittadini di Cavatigozzi e di Spinadesco, portando avanti le loro voci all'attenzione delle istituzioni e sui tavoli di chi dovrebbe tutelarli. Siamo preoccupati perché sono i dati a preoccuparci. I dati ci dicono, e lo sappiamo ormai bene, che alcune forme tumorali di cronicità e anche i nati pretermini evidenziano una situazione di particolare allarme per la popolazione cremonese. Ed è evidente che ad oggi, a maggior ragione, sia necessario completare quello studio epidemiologico per avere maggiore evidenza su quanto la situazione di inquinamento sta incidendo sulla salute dei cittadini cremonesi. E non mi spiego come mai da parte della politica locale ci sia così poca attenzione e poca pressione su quelle che sono le agenzie di controllo, quindi da ARPA, da ATS, Regione, ma il Comune stesso. La convivenza tra la tutela della salute e l'ambiente resta un nodo cruciale per il territorio cremonese, che chiede azioni concrete per uscire da una situazione che preoccupa sempre di più i cittadini.